I terremoti nella zona di Genova non sono particolarmente frequenti né forti, e questo si riflette sulla carta della pericolosità sismica, che mostra per l'area valori di scuotimento atteso molto bassi. Tuttavia, il 22 settembre 2022, la zona ad est di Genova è stata interessata da una serie di terremoti, di cui il maggiore è stato quello di magnitudo MW 4.0, localizzato tra i comuni di Bargagli e Davagna. L'evento sismico è stato avvertito in una zona molto ampia e ha provocato lievi danni in alcune costruzioni. Quell'area, in base alle conoscenze a disposizione in quel momento, non era stata interessata da fenomeni simili nel passato. Occorre ricordare che, anche se i primi sismometri moderni risalgono alla seconda metà dell'Ottocento, la loro capacità di registrare terremoti, intesa come possibilità di rilevare anche eventi più deboli e soprattutto di conservare le registrazioni, risale alla seconda metà del Novecento. Le informazioni sui terremoti precedenti sono quindi spesso ottenute in modo indiretto, utilizzando fonti documentali come stampe, quadri, atti notarili, scritti vari ed epistole. Uno studio condotto utilizzando le registrazioni ancora esistenti per il periodo precedente agli anni 60 ha invece rivelato che il terremoto del 21 settembre 1924, originalmente ubicato in mare a circa 2 km dalla costa utilizzando le fonti documentali, è in realtà avvenuto nelle vicinanze di Bargagli, con ipocentro prossimo a quello del 2022. Questo non ha particolari implicazioni sulla pericolosità sismica e sul rischio. Tuttavia rappresenta un esempio di come nuove informazioni possano portare a riconsiderare in maniera critica l'urbanizzazione di un'area. In particolare, in questo caso, i comuni colpiti dal recente terremoto rappresentano una funzione residenziale alternativa rispetto all'area urbana genovese.